Quest'opera del grande maestro Alexander Kanevsky si intitola Adorazione dei Magi. È un olio su legno del 2018, misura 122 x 185 circa centimetri. Una composizione molto, molto interessante e molto originale, nella quale si può vedere la Vergine prendersi cura del bambino, protetta e cullata nell'accogliente abbraccio del Padre, Creatore, che allo stesso tempo si è anche fatto uomo. I magi sono accorsi dai più remoti angoli della terra per omaggiare questo neonato, decisamente speciale, e nel solco di una consolidata tradizione iconografica non mancano presagi di morte, come la storia di questo bambino lo porterà a morire in croce. In quest'opera l'artista, senza allontanarsi dal suo stile unico e sempre ben riconoscibile, dimostra ancora una volta quanto sia ampio il suo bagaglio culturale, con elementi, suggestioni e immagini che provengono in gran parte dalle migliori pagine del nostro Rinascimento. Quest'opera si va a inserire nel solco di una tradizione ben codificata e ci fa capire come Alexander Kanevsky guardi con grande curiosità, con grande interesse e anche con grande competenza a quella che è l'iconografia di tanta pittura del nostro Rinascimento e non solo. Ci sono diverse composizioni che possiamo organizzare in varie categorie tematiche, tipiche della grande pittura rinascimentale, ad esempio toscana. Tra queste ci sono ovviamente le natività, quindi le scene, diciamo, della nascita di Gesù, che possono andare a prendere iconografie anche dai Vangeli apocrifi, quindi avremo degli elementi e anche dei personaggi in alcuni casi che nel racconto canonico generalmente non sono presenti. Ci sono poi altre categorie molto interessanti come le varie Madonne con bambino, ma anche le cosiddette sacre conversazioni. Definizione interessante, visto che spesso in queste composizioni in realtà nessuno conversa, però si chiamano in questo modo. Non si tratta altro, in molti casi, di appunto delle Madonne con bambino, dove ci sono altre figure, spesso dei santi, in alcuni casi dei profeti, in alcuni casi anche chi ha sovvenzionato, diciamo, l'opera, quindi un mecenate, oppure il Papa, oppure insomma c'è anche questa commistione di figure contemporanee all'opera e ovviamente del passato, quindi santi, profeti, eccetera. Ognuno ha le sue iconografie. Quello che capita spesso, sia nelle scene della Natività, ma ancora di più in queste composizioni in cui si vede la Madonna con bambino e accanto altre figure, è che spesso queste altre figure o indicano col dito indice una croce o tengono in mano una croce che può, nel caso di alcuni personaggi, essere anche il loro attributo, quello che li identifica. La presenza di queste croci, di questi Cristi in croce in alcuni casi, è emblematica perché ovviamente da un lato vediamo la Madonna col bambino, il bambino appena nato, i classici attributi, soprattutto nel caso in cui si parli di una natività, associati a questa figura, quindi oltre alla Madonna c'è San Giuseppe, ci possono essere il bue e l'asino e molti altri elementi e personaggi che, come detto, possono anche derivare dai Vangeli apocrifi. Ma ci sono queste croci. Croci che ad esempio nell'opera di Kanevsky sono sia dei crocifissi impugnati da dei personaggi, ma anche delle croci, dei Cristi in croce che emergono dalle nocche delle mani, che emergono da sotto la pelle di questo grande personaggio, del Dio creatore, del Padre, che appunto in un abbraccio tiene la Madonna col bambino, che poi è manifestazione di sé, è Dio che si fa uomo, e poi tiene appunto i magi, in questo caso, visto che parliamo di un'adorazione dei magi, altro soggetto comune
anche se numericamente meno presente nella grande pittura rinascimentale. Queste croci, quindi questa profezia, questo da un lato vedere il bambino appena nato, ma dall'altro già sapere quello che sarà il suo destino, quello che sarà il suo futuro. Gesù nasce per poi morire in croce e per ovviamente resuscitare. Senza la resurrezione non ci sarebbe il cristianesimo come lo conosciamo. Il momento della nascita e quindi tutto il corollario che si può avere attorno a questo importante evento, quindi anche l'adorazione dei magi, è fondamentale, ma molto più importante per il cristianesimo rispetto alla nascita, è la morte e soprattutto la resurrezione. Gesù nasce per morire in croce e per risorgere.